Per la voce eccetera, però questo spettacolo ha una storia strana, tutta una sua leggenda, tutto un suo vissuto, tutto l'essere particolare, come diceva Bea prima. È stato arrangiato e scritto prendendo semplicemente una traccia da un altro copione, così è un passant visto al volo, da Edoardo Perucchetti. Allora, lui ha preso questa traccia e... Un attimo, però, vuoi dirlo te? Ha preso questa traccia e ha detto: Simo, ho trovato il copione. Ah, bene, la trama? E no, racconta qua, là, su, giù, eccetera. Dico, sì, lo devo leggere. E sì, però, Simo, non è mica... Cioè, non lo so, c'è qualcosa di strano, perché io lo sto tirando giù, insomma, da questo blog, da questo sito, e niente, però mi mandano un pezzo alla volta. Ho detto, vabbè, vedi un po' di scrivere alla signorina con la quale sei in contatto, che ti scrive, insomma, per capire un attimo che cosa sta combinando, cioè se questo copione è intero, se c'è tutto, eccetera. Allora, un giorno arrivo e mi dice, sì, no, la pazza ha scritto, e dico, quindi, sì, è arrivata al terzo atto. Ma non è quanti sono? Non lo so. Ah, va bene. Molto bene, sono quattro, ne erano sei. E, insomma, alla fine della fiera lui è arrivato un giorno e mi ha detto, ti devo dire una cosa, Simo. E io, dimmi. Sai il pezzo, il testo, no? L'ho scritto io. E io ho detto, vedi, ho capito. E lui, sì, Simo. Cioè lui da 5 personaggi ne ha aggiunti altri 7, ne ha fatti 12. Poi vabbè, ci siamo trovati in 11, abbiamo adeguato, eccetera. Quindi altro che un applausone, insomma. Le musiche sono state curate da Matteo Picozzi. Abbiamo tecnico Luci, poverina, si dà della poverina da sola, ok. Elisa Donfatti, grande attrice e in questo caso amico tecnico, e un aiuto oggi in serata per i trucchi vari, la mamma di Chiara, Alice Bernardoli. Molto soddisfatte, tante, adesso vi faccio andare e grazie, grazie a tutto, ringraziamo anche Don Federico, ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato, dimentico qualcosa. Va bene, niente, io penso di avervi detto tutto, grazie di cuore e buonanotte, grazie mille.